giornata al mare con la Polizia di Stato. È l'iniziativa organizzata e promossa dalla sezione Unità Alsi di Torre del Greco nell'ambito delle attività estive, in collaborazione con la sezione mare della Questura di Napoli, agli ordini dell'ispettore Giuseppe Borrelli, con l'unità cinofila e il commissariato di pubblica sicurezza di Torre del Greco. Così alle ore 10.30 gli agenti in sella agli acquascooter sono arrivati da Napoli direttamente sul litorale dell'Idola Sirenetta, in località La Litorania, che da oltre un trentennio ospita la colonia estiva. Tra gli applausi e l'entusiasmo dei giovani dell'unità. Questo qui è uno dei giorni più attesi, grazie appunto alla Polizia di Stato, alla squadra nautica, che partono da Napoli e vengono qui con le moto d'acqua per stare insieme ai nostri amici. Noi col nostro giorno estivo dal 6 al 28 luglio siamo qui alla scuola Scappi Sant'Elena, il presso Domenico Parrella, e ospitiamo circa 60 persone disabili. L'evento, riproposto per la prima volta dopo il fermo imposto dalle normative anti-Covid, come dichiarato ai nostri microfoni da Cristoforo Auriglia, è stato immaginato per offrire un momento di svago e di felicità a quanti portatori di disabilità si sono divertiti riuscendo a salire sugli scooter ancorati della Polizia di Stato. Ringraziare appunto il questore di Napoli, la dottoressa Fava, l'ispettore Giuseppe Borrelli e il commissariato di Torre del Greco che hanno accettato la nostra richiesta subito, immediatamente, sapendo lo scopo benefico di questa iniziativa e la gioia che loro danno a questi ragazzi, perché, come dico sempre, la loro gioia è la nostra forza. Cerchiamo di dare il nostro contributo alla colonia estiva dell'Unità Alsi e ospitiamo questi ragazzi, diciamo, con grande gioia, ed è un onore averli qua con noi.